Ben ritrovati qui con l'informazione in diretta con Radio Base Sarno Notizie. Continuiamo con i nostri ospiti di questo sabato mattina e con noi c'è il presidente del Consiglio Comunale qui a Sarno, Esposito Giuseppe. Giuseppe Esposito, ben ritrovato qui con l'informazione di Sarno Notizie. Buongiorno a tutti coloro che ci stanno ascoltando, buongiorno a te, cara Rossella. Ne parlavamo prima fuori onda, spieghiamo quello che è il ruolo del Presidente del Consiglio Comunale, non da tutti conosciuto, è un po' un ruolo di arbitro. Ah, non tanto solo l'arbitro, sicuramente il ruolo del Presidente del Consiglio Comunale è quello di esaltare la figura di tutti i consiglieri comunali, perché all'interno del Consiglio Comunale che si svolge la vera politica Certo. per il paese. E il ruolo del Presidente del Consiglio Comunale, che è il Presidente che rappresenta tutti i consiglieri, anche Maggioranza ed se opposizione, maggioranza e spieghiamolo. opposizione, anche se nel mio caso sono stato eletto solo e esclusivamente dalla maggioranza, Esatto. ma credo che ho avuto la possibilità di esaltare questo ruolo dando spazio a tutti i consiglieri comunali e esaltarli nella loro funzione. È sicuramente all'interno del Consiglio Comunale un ruolo centrale e soprattutto di garanzia. Come lei ricordava, lei è stato eletto tra quella che è la maggioranza dell'ormai ex sindaco Giuseppe Canfora. È stato sempre imparziale. Noi abbiamo assistito ovviamente a dei consigli comunali un po' più accesi. È stato complicato questo ruolo per alcuni consigli comunali dove c'erano dei temi particolarmente caldi. Io credo che sia stato veramente imparziale. Ho dato il giusto spazio sia all'opposizione che ai consiglieri di maggioranza ed è chiaro ed evidente che con argomenti un poco delicati, il consigliere, come possiamo usare un termine un po' divertente, un po' più fumino, Sì. voleva avere dello spazio in più. Ma sono stati sostanzialmente solo, diciamo, rappresaglie di tipo Politico, formale che ci vogliono più che anche. sostanziale, che poi tra le altre cose, e queste sono quelle che ravvivano un po' il Il Consiglio Consiglio Comunale. Comunale. Ricordiamo anche che il Consiglio Comunale può essere seguito in streaming, perché poi tanti cittadini hanno difficoltà chiaramente ad essere fisicamente nell'aula consiliare qui a Palazzo San Francesco, però può essere seguito in streaming. Quanto è importante che un cittadino possa seguire il Consiglio Comunale, anche perché per vedere il lavoro che fa il consigliere, l'assessore che in qualche modo ha votato. Io credo che È sia molto necessario questo. necessario, ma credo che sia molto importante perché partecipazione è democrazia. Quindi se i cittadini seguono il Consiglio Comunale attraverso in streaming o Certo, partecipassero però fisicamente si anche fa al un po' Consiglio difficoltà, eh. Comunale, chiaramente rispettando le regole che bisogna rispettare, è un fatto estremamente positivo perché noi tutto quello che portiamo in Consiglio Comunale è tutto quello che noi auspichiamo che avvenga nel nostro paese. Esatto, sono progettualità, sono tante volte anche critiche, perché poi chiaramente la prima ora del Consiglio Comunale, ricordiamola, è dedicata alle interrogazioni consiliari, che spesso chiaramente sono presentate dai consiglieri di opposizione, poi arriva la risposta degli assessori. Anche questo è importante, però c'è poca partecipazione, questo va detto. Sarebbe importante avere più partecipazione della comunità. Sarebbe una cosa ottima se la comunità partecipasse ai consigli comunali, però credo che ci sia una buona platea che ci ascolta attraverso lo streaming. C'è stato un consiglio comunale che probabilmente per lei è stato complicato convocare, quello della decadenza del sindaco Giuseppe Canfora. Ma io non credo che sia stato complicato convocare il consiglio comunale Andava per la fatto decadenza. tecnicamente. È un atto dovuto nel momento in cui il prefetto ha scritto al presidente del consiglio di prendere atto della decadenza del sindaco, ho convocato il consiglio comunale nei termini previsti per legge per prendere atto, convocare il consiglio comunale e prendere atto della decadenza del sindaco. Cioè, non credo sia stato, ce ne sono stati consigli comunali Un po' un po' più più caldi, un po' complicati, più da complessi. convocare. Anche perché il Consiglio Comunale l'ha convocato, tanto per dare Sì, diamo anche delle informazioni un'informazione in più, tecniche. va convocato dopo aver fatto la conferenza dei capigruppi, dove si stabilisce
il giorno e l'ora in cui fare il consiglio comunale. E in verità, proprio per il mio modo di essere e di esaltare sempre e comunque la figura del consigliere comunale, che possa essere o di opposizione o di maggioranza, anche se la prerogativa dell'ordine del giorno è di sola e esclusiva competenza del Presidente del Consiglio, concordiamo anche all'interno della conferenza dei capigruppo l'ordine del giorno da portare in Consiglio Comunale. Bene, si è dato valore a quello che è proprio il dialogo tra le parti politiche. E parlando di parti politiche, non possiamo non parlare di elezioni. Siamo a pochissimi mesi, c'è la campagna elettorale in atto, in qualche modo candidati sindaco già ufficializzati, c'è ancora tanto da lavorare, probabilmente più nel centrodestra che nel centrosinistra. Centrosinistra, voi puntate a quello che è un progetto di continuità con la candidatura a sindaco del dottore Francesco Squillante e lei, insomma, oggi ci dà qualche informazione e qualche notizia in più rispetto a questa campagna elettorale. È una coalizione nella quale credete profondamente ed è una coalizione abbastanza ampia. Allora, in questo momento lei mi ha fatto questa domanda, io mi svesto un attimo Dalle dalle vesti mie di vesti di presidente. presidente del Consiglio e mi calo nelle vesti di un consigliere comunale che è stato ed è responsabile di una lista che ha partecipato alle elezioni scorse. Sì, anche con Questa ottimi risultati, ricordiamolo, già nelle scorse elezioni veramente un risultato forse inatteso, ma con numeri veramente importanti. Grazie, io spero di fare meglio questa volta. Sto costruendo una lista che darò in appoggio al candidato sindaco scelto tra di noi nella persona del dottor Francesco Squillante. Ci siamo confrontati con i vari responsabili delle liste, i vari componenti responsabili dei partiti. E abbiamo scelto unanimemente di far guidare questa coalizione, cioè questa coalizione uscente, dal dottor Francesco Siguarda, al quale gli riconosco io e anche gli altri tutte quelle caratteristiche perché ci possa condurre alla vittoria finale. Che Francesco è un uomo molto pragmatico, sa leggere nei bilanci. È un uomo di disponibilità unica, aperto e soprattutto è un soggetto inclusivo. Abbiamo fatto questo discorso dicendo che siamo aperti a tutte le forze di questa città che insieme a noi vorranno continuare il percorso che abbiamo intrapreso. Perché noi abbiamo intrapreso un percorso non facile. Certo. Lei mi ricorderà che da quando si è insediata questa amministrazione abbiamo avuto un fermo obbligatorio di due Certo, anni. Covid, poi la guerra con Abbiamo prezzi alle stelle, complicato avuto dare risposte alle comunità. prima della guerra, abbiamo dovuto gestire l'emergenza incendi. Certo. Dopo l'emergenza incendi ci è caduto addosso l'alluvione. Esatto, sì. E ora in questi 3 anni, perché sono passati 3 anni dal Covid alla gestione Sì. delle emergenze, noi abbiamo fatto sì che correndo abbiamo ottenuto finanziamenti enormi, abbiamo iniziato lavori dappertutto. Qualcuno dice che sotto le elezioni cominciano ad asfaltare le È strade, vero, si fa sì, lo leggiamo anche questo. sui social. Lei Però sente io di dare vorrei una dire risposta a sì, la questo? do tranquillamente e serenamente e vorrei che i cittadini anche capissero che se incominciamo ad asfaltare strade, si fanno lavori, incominciamo a fare gettito della platea per la costruzione di una nuova scuola a norma e ce ne saranno altre, se ci siamo battuti per ottenere finanziamenti per poter togliere questo annoso e gravoso problema del passaggio a livello a Via In Roma, centro. spostando la stazione ferroviaria, se il 18 inizieranno i lavori di sistemazione di tutta l'area PIP che abbiamo dovuto attendere
perché dovevano essere fatti i Sì, sottoservizi, anche eccetera. lì si è atteso tanto. Ma tutto questo è frutto di una programmazione che, interessata dalla burocrazia, ci porta alla fine ad avere dei tempi un po' lunghi rispetto alla Ecco perché realizzazione. si arriva in questo momento praticamente. Realizzazione. Evviva Dio! Oh, perché dicono che facciamo le elezioni? L'importante è che questo paese incominciamo a trattarlo come va trattato. Incominciamo a dargli un decoro urbano. Non so se lei sa che abbiamo ottenuto un altro finanziamento di circa 1 milione di euro per la riqualificazione urbana di tutto Del il Corso corso, il corso Amendolo, principale, il ce n'è Corso bisogno Amendolo, anche di e ce n'è questo, bisogno. sì. È chiaro, vorremmo avere la bacchetta magica, perché domani mattina, stasera andiamo a letto, domani mattina ci E svegliamo e ritroviamo una ritroviamo una città città. come E d'incanto diversa. allora il nostro programma, il programma che ci impegneremo a portare avanti, non sarà altro che la continuazione di questo, la chiusura, è di inserire tutte le nuove progettualità che possiamo mettere in campo attraverso il PNR e soldi che Sono tanti, sono sono finanziamenti importanti. Sarno, tra le altre finanziamenti cose, è una città che ha avuto importanti. dei finanziamenti numericamente abbastanza alti rispetto ad altre Per città cui, ed è una grande responsabilità per la prossima esatto, e per amministrazione. ritornare alla domanda precedente, per cui rispetto a tutto questo, io come responsabile di una lista, mi sto impegnando a fare una lista, spero molto qualificata, che possa dare il contributo fattivo al nostro paese. È una lista che è già in realizzazione, questo lo possiamo dire e possiamo anche dire, Presidente, questo lo diciamo perché l'abbiamo visto fuori onda, c'è già il simbolo che lei tiene ben conservato in tasca. Noi l'abbiamo visto, ci piace nei colori, possiamo annunciare questo. Lei lo tiene in tasca, non lo facciamo vedere oggi, però c'è già il simbolo di questa Non lo lista. facciamo vedere oggi solo per un fatto di Scaramanzia. scaramantico, però penso che sia un bel logo, colori molto vivaci e che ti danno la forza, lo spirito e la volontà di continuare questa avventura. Ci sono già dei nomi per questa lista? Orientativamente, tanto insomma anche altre liste possiamo dirlo che Invio. il suo. Quindi io, sarebbe stata la prossima domanda, la ritroveremo candidata. Chiaramente in un Sicuramente. progetto di continuità che ha lavorato e sta continuando a lavorare in questa amministrazione, chiaramente ci sarà. Sicuramente. Quali sono i suoi obiettivi in un prossimo mandato? La primissima cosa da fare a Sarno. Lei è anche molto oggettivo e fa anche una sorta di critica perché si rende conto, insomma, che c'è ancora tanto da fare. Certo. Qual è la primissima cosa da fare? Mettere mano alla Diamicis Sì. e la riqualificazione urbana del centro, che è il biglietto da visita, e lavorare un poco sul personale. Noi abbiamo bisogno di vigili urbani. Giusto. Lei mi insegna che in un paese di 31.000 abitanti ci vorrebbe un vigile ogni 1.000 abitanti, considerato che abbiamo 7-8 vigili. È un Adesso organico davvero ridotto all'osso. ridottissimo, ma non per colpa nostra. Non c'è stato il turnover, non c'è stata la Esatto. possibilità di fare i concorsi, non perché non volevamo Come fare. ovunque, tra le non Chiaro, parliamo solo dei vigili chiaro. urbani, è la stessa cosa che si vive Chiaro. negli ospedali, negli uffici, davvero ovunque. Perfetto. E allora spero che il governo, quello attuale, quello successivo, ci metta in condizione di poter avere proprio questo turnover, perché è così che si riesce a controllare una città, è così che si riesce a dare spazio ai giovani, è così che si mette in condizione anche all'economia di girare. Certo. Ma se questo non accade, e non per Si colpa fatica a dare di risposte. un'amministrazione che sia di destra o sinistra, ma queste purtroppo sono cose che l'input devono arrivare dal governo centrale. Presidente, parlando, ritornando alle amministrative, come vede quello che è l'assetto del centrodestra? Ora si parla di primarie in questi giorni, con un candidato tra l'altro già ufficializzato. Che cosa pensa dell'assetto del centrodestra?
posso investire un attimo i ruoli? Certo, mi vuole fare la Io le domanda. faccio la domanda. Posso avvalermi della facoltà di non rispondere un po' per Sicuramente, forza di cose per il ruolo? sicuramente. Se io le ponessi la domanda in questo modo, se c'è un candidato già ufficializzato, mi sa dire perché bisogna fare le primarie, per dire non vogliamo questo candidato, è ufficializzato. No, in realtà questa è una domanda che ci siamo posti in tanti, è la domanda che io gli ho fatto poi praticamente. Allora. Se ci siano, insomma, se abbia un senso fare una primaria, fare le primarie con un candidato ufficializzato. Probabilmente si è poco sicuri del candidato, probabilmente c'è ancora un dialogo politico, un po' come c'è anche nel vostro gruppo del resto. Forse c'è qualche incertezza. Come la legge lei? Qualche incertezza? Ma sì, forse sarà incertezza, però non riesco a capirla. Quando non riesco a capire, mi sento un po' Mi confuso. allontano e analizzo da lontano, un po' così. Perché non è possibile, rispetto ad una ragione oggettiva, che è la presentazione, la ufficializzazione del candidato sindaco, dopo 20 giorni facciamo le primarie per scegliere cosa? Il candidato sindaco. Quindi molto probabilmente è nella logica di questa cosa che c'è la risposta. E non la devo dare io. Insomma, c'è ancora da lavorare nel centrodestra, questo lo possiamo dire perché, insomma, facendo le primarie chiaramente probabilmente qualche incertezza c'è, qualche incertezza resta, sicuramente cose che verranno chiarite nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, sicuramente quando ci rivedremo, probabilmente, l'abbiamo detto anche prima con l'assessore D'Angelo, la situazione sarà un po' più chiara, potremo parlare di elezioni e forse faremo vedere anche il simbolo Senz'altro. della sua lista. Bene, grazie al Presidente del Consiglio Comunale di Sarno, Giuseppe Esposito, grazie per essere stato con noi. Grazie a lei. Arrivederci. Radio Base.